L'animale di esperimenti ne ho fatte una quantità enorme, ho sempre cercato di non far credere alla verità, se no non mi lasciavano fare nulla, così io faccio quello che mi pare e mi piace. Adesso qui io vi spiego il ritmo, se voi vedete, in questo qui noi abbiamo un tubo, di alluminio, quindi polvere d'alluminio. Qui abbiamo una spirale che catta l'energia solare. Qui in basso c'è altro cubo che preleva l'energia terrestre con la spirale all'incontrario. Se voi prendete una spirale e la rovesciate, è il movimento all'incontrario. Ora, se queste due energie li portiamo uno vicino all'altro, li blocchiamo, li fermiamo, qui si condensa e produce la materia. Questo è il segreto di madre natura. Vedete? Qua sopra, lo vedete che c'è il fiorellino? Bene, questo fiorellino di forma, lo vedete qua sopra, questo qui alla sera viene la composizione del fiore in alto, si vede in alto, e poi si scioglie ancora nuovamente e torna come prima. Quindi qui la materia si forma in questo modo, come il rame delle piante e le radici delle piante. L'unione delle due energie produce la materia. Questa è la parte principale della materia. E qui voi vedete che è grande, più piccolo, ancora più piccolo, ancora più grande. Sì. E questo è il sistema per prelevare, produrre e avere la possibilità di avere le materie, il cosiddetto seme della materia. Noi possiamo produrre i semi della materia come fa madre natura. Difatti, il tempo quando sono andati sulla Luna, noi abbiamo mandato dei campi magnetici di vegetazione di semi sulla Luna. Oh, io ripeto ciò che mi hanno detto l'America, gli americani. L'hanno trovata la vegetazione in atto. Ora io dico una cosa, sono andati su sulla Luna, sono andati su benissimo sulla Luna e hanno portato giù la Terra, non potevano portare su 7, 8, 10 quintali di seme e farle germinare, non riesco a capire perché questi...